Benvenuti, eccoci, benvenuti ad un nuovo appuntamento di Detto tra noi. Ecco, avete già sentito l'ospite. Stavamo un attimo per introdurre questa ospite. Questo studio mi dice qualcosa, Roberta? Esatto, ci sentiamo un po' osservate oggi. Sì, ci sentiamo parecchio osservate. Chi ci sarà mai qui con noi oggi? Allora, diamo il benvenuto ad Ainette Stephens, che è qui in videocollegamento con noi. Ciao Ainette. Ciao Ainette. Ciao, buon pomeriggio ragazze. Ciao, come stai? Tutto bene? Io benissimo, di bene in meglio. Ecco. Bene, ci fa piacere. Sta arrivando le giornate calde, sta arrivando l'estate. Come si fa a stare male in questo periodo dell'anno? Esatto, hai ragione. Allora, Ainette, iniziamo subito questa chiacchierata con te partendo un po' dai tuoi inizi. Ecco, ci faceva piacere parlare un po' della tua carriera professionale, ma anche un pochino, insomma, entrando un po' nella tua vita privata e insomma, nel 2004 approdi in Italia, arrivi qui in Italia da noi che periodo è stato quello per te? E soprattutto sappiamo che all'arrivo in Italia tu frequentavi anche l'università a Milano e contemporaneamente anche facevi da modella e insomma, forse i tuoi sogni erano anche altri. Ecco, che periodo è stato quello? Come lo ricordi? Allora, correggo, faccio una correzione perché me lo chiedono tutti se sono arrivata nel 2004 o sono arrivata nel 2003, però... Ah, ok. Le fonti riportano tutte il 2004. Un anno di differenza che non ci cambia più di tanto, a quanto pare da qualche parte è scritto così. Sì. Allora, sì, come è stato? È stato un periodo, sai, ero molto piccola, avevo 20 anni, 21 anni, sono arrivata da sola fondamentalmente, con pochi spiccioli in tasca, con tante speranze, con tanti sogni, insomma, erano altri tempi, è vero, ma non era facile neanche ad allora. Certo. Insomma, adesso quando penso che faccio introspezione, penso a quella... Insomma, a quella idea, al coraggio che ho avuto, no? Di intraprendere questo viaggio a un'età così precoce, non avendo comunque le possibilità economiche, dico, è stato bello. Ed è quello che io consiglio a tutti i giovani comunque, di inseguire i propri sogni e di credere a loro stessi. Ecco, lo dicevi, è stata anche una scelta molto coraggiosa in un momento particolare perché ti serviva anche per garantire un futuro ai tuoi fratelli in un momento difficile, un po' per voi, ma come mai hai scelto proprio l'Italia? Perché l'Italia? Perché l'Italia, ti dico, perché io già lavoravo come modella, dato che avevo fatto il Miss Venezuela, e una volta mi era capitato di passare nell'aeroporto di Roma, Fiumicino. Sì. E insomma ero in giro per questo aeroporto e tutti continuavano a ripetere che bella la ragazza, che bella la ragazza. E io non capivo. Arrivo alla capitale in Venezuela, a Caracas, e chiedo a mio amico italiano, scusa, ma che vuol dire che bella la ragazza? Tu che sei molto bella. Allora mi è rimasto questo verbo, perché uomini e donne, no? Mi chiamavano così quando mi vedevano, che bella la ragazza. Quindi ti sei sentita subito apprezzata. Ricordo. Oltre al mangiare mi era rimasto questo bel ricordo, mi sono sentita molto apprezzata e così ho deciso, magari potrà sembrare banale per qualcuno, ma così ho deciso di venire in Italia. No, è un motivo molto bello, originale sicuramente, quindi sei stata davvero coraggiosa. È chiaro che se vai in un posto dove vedi che le persone sono fredde, che non sono espansive, meno allettante, no? Giustamente, invece in Italia... Ho trovato da subito questa accoglienza, questa generosità che mi ha spinta comunque a ritornarci.
Ecco, è vero, noi, allora, noi italiani siamo calorosi, quindi sappiamo esserlo, sappiamo se vogliamo. Esserlo, se vogliamo. Ecco. Ecco, tu appunto ci parlavi di questa bellissima accoglienza, ma invece c'è stato anche qualcuno che magari ha ostacolato il tuo percorso oppure ha avuto dei pregiudizi nei tuoi confronti. Ecco, anche prima accennavo al coniugare, no, lo studio con l'attività di modella, e anche questo, diciamo, è un aspetto che spesso incuriosisce. Hai trovato qualcuno che invece aveva dei pregiudizi nei tuoi confronti? Sempre, sempre, sempre nella vita troverai qualcuno che non crede in te o che ti dirà che non sei capace o che ha dei pregiudizi perché il colore della tua pelle o piuttosto perché hai qualche chilo di troppo per il tuo orientamento sessuale, troverai sempre persone che andranno a cercare nel pelo nell'uovo per dire che non vai bene. Ma non bisogna demoralizzarsi, bisogna andare avanti. Se hai un traguardo, lo devi seguire fino alla fine, devi lottare per raggiungere i tuoi obiettivi. Bravo. È chiaro che scalare una montagna non è facile, ma quando i polpacci iniziano a fare male, inizi a sentire lo dolore, è lì che devi continuare a scalare, proprio in quel momento. Bravo. Sì, è vero, siamo completamente d'accordo. Ecco, a proposito di scalata, diciamo che in Italia, ecco, trovi spazio in tantissime trasmissioni televisive, ma la tua popolarità aumenta a dismisura nel 2006, speriamo sia giusto. Speriamo sia giusto il 2006, con la tua partecipazione al programma Mercante in Fiera, dove appunto interpreti il ruolo della Gatta Nera, diventata famosissima. Ecco, anche quello, che esperienza è stata, che periodo è stato della tua vita? Beh, ragazze, infatti è stato un periodo molto, insomma, periodo delle mele, insomma, un periodo molto fiorito nella mia vita, anche perché, sai, adesso maturando, da donna matura che sono, mi capitano delle cose belle e le apprezzo, però quando ti capitano in un momento come quello che stavo vivendo io, dove stavo comunque uscendo da una lotta instancabile, avevo perso la mia madre, la mia sorella, ero da sola in Italia. Quindi quando iniziano a capitarti cose positive nella tua vita, dopo una grande tempesta, è una benedizione. E, tra l'altro, io la prima trasmissione che feci non è stata Real TV, non è stato Mercante in Fiera, è stata Real TV, dove fra l'altro conducevo. Tuttavia, Real TV, questo ruolo della Gatta Nera mi ha dato la possibilità di entrare nelle case delle famiglie italiane in una maniera diversa. Ero molto amata dai bambini, da uomini, da donne, questo personaggio mistico che comunque non parlava, e la gente era molto incuriosita da sapere cosa mi passasse per la testa. Diciamo che quello che mi ha proprio è stata un'altalena volante per me. È vero, è vero. Senti, Annette, fra le tue tante esperienze c'è stata anche quella di presentatrice del circo, circo importante. Parliamo per esempio del Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, il Circo Massimo Show. Ecco, che idea ti sei fatta di questo mondo che è sì così affascinante, ma anche tanto controverso per certi aspetti? Cosa ti ha colpito del circo? È un po' controverso, purtroppo, per via di tanti animali che vengono... Sì. Usati, insomma, per divertire le persone nel circo, e tante volte vengono tenuti in cattività. Ecco, sì, ad alcuni mette malinconia il circo. Orfani. Dimmi? Ad alcuni mette anche malinconia proprio il circo, magari pensare alla vita dei circensi, e perciò controverso. Sì, quindi... un po' tutto, gli animali, un po' la vita dei circensi, ci sono tantissimi orfani, perché nel mondo del circo ci sono molto asiatici. E sai, in Estremo Oriente, in Cina, ai tempi non potevi, adesso puoi averne due, ma una volta non potevi avere più di un figlio, quindi tante volte i bambini venivano regalati, e ci sono parecchi orfani che comunque si danno proprio a quell'attività, a fare i circensi, quindi sì. Sicuramente è un mondo che si occupa di divertire le persone, no? Ma dietro comunque si celano tante realtà scomode, ecco. E tanta tristezza. Quindi, non è oro tutto quel che luccica. Ecco, purtroppo. Un mondo che diverte, però probabilmente molto spesso senza divertirsi, sì. Senza divertire se stesso. Quindi sì. Ci faceva piacere sottolineare questa cosa con te, sì, che lo hai ci vissuto. Ci sono proprio... alcuni paesi dove tra l'altro hanno creato delle leggi dove non si possono usare più animali nel circo. Esatto. Quindi, esatto. Insomma, è tutto come nella corrida di toro in Spagna. Che giusto, stanno vietando, sì. In tante città spagnole, insomma tutto in continuo cambio, sia in positivo che in negativo, in tutto.
con l'evolversi dell'uomo comunque tutto cambia. Sì. Si cercano comunque delle alternative, giustamente, delle alternative a volte anche più sane, più corrette, se vogliamo dirlo così. Sì. Sì, vero. E poi tu hai partecipato a tantissimi programmi Mediaset amatissimi dal pubblico, quindi Ciao Darwin, Chiambretti Night, Matricole Meteore. Ce n'è uno che magari ti ha divertito di più o che comunque ricordi con più piacere? Forse Ciao Darwin è stato uno sì, delle eh. cose a cui ho assistito più volentieri, mi sono divertita poi Bonoli, è un grande, sa il fatto suo, sa divertirsi e sa far divertire le persone. Quindi penso che Show Darwin è stata Ciao Darwin, in ciao assoluto una delle anche da casa. Oddio, anche scherzi a parte, anche scherzi a parte. Ci crediamo su scherzi a parte. Sì, sono tutti programmi che poi anche noi da casa ovviamente vediamo confezionato, però immagino che anche il backstage, insomma, regali delle belle sorprese. Ecco, Antonella poco fa accennava alle tante trasmissioni sulle reti Mediaset e non ultima, insomma, la tua Eccola partecipazione qui. Ecco, al GF VIP che io ho seguito e ti ho seguita. Ecco, è stato davvero un bellissimo percorso, un percorso nel quale tu hai mostrato anche le tue fragilità, la tua forza. E noi da casa ovviamente percepiamo una parte di quello che poi accade realmente in quelle mura, però immagino sia un percorso anche di riflessione. Ecco, che cos'è viverlo 24 ore su 24, sapere di essere ripresi sempre? Che percorso è stato per te? Guarda ragazzi, qualunque cosa che io vi possa spiegare non rende l'idea. Esatto. È un reality che sicuramente tutti, ed è un reality che va vissuto dall'interno. Solo chi sta dentro può capire quello che si vive veramente. È chiaro che per me, sai, essendo fresca, è la prima volta, no, che faccio un reality. E, mi sono allontanata da mio figlio dopo 5 anni che siamo stati sempre in ogni momento insieme, dato la sua condizione, sapete che mio figlio è autistico, e quindi non mi ero mai separata da lui. È stata dura per me, quei 60 giorni mi hanno davvero messa alla prova. Ci sono state delle sfumature negative, come tutto, ci sono state delle sfumature positive altrettanto. Sì, immaginiamo, insomma. Poi hai anche legato molto con una mia carissima amica che è Manila, ho visto il vostro legame, insomma, quindi è stata davvero, davvero una bella amicizia, perché poi spesso in questi reality comunque si cerca un appiglio, no? Dove certo. Appigliarsi, magari cercare quel senso di familiarità, di amicizia. Di normalità. Di normalità. No? Assolutamente, sì, Manila è la mia, io la chiamo Biondona, la mia sorellina bionda, Ringo abbiamo fatto, sì. Ho legato molto con Manila, con Joe Squillo, sì. Diciamo che Joe è arrivata un po' dopo. Manila c'è stata in quei momenti dove io pensavo di crollare, non farcela più, e lei c'era. Quindi sì, abbiamo legato veramente tanto. Bene, allora abbiamo fatto, diciamo, brevemente ovviamente un excursus della tua carriera. Quali sono i progetti futuri di Enet? Cosa c'è nel cassettino, un sogno nel cassetto che vorresti assolutamente realizzare? Assolutamente, i sogni sempre, tutti, i sogni non bisogna mai smettere di avere. Io i sogni li avrò fino a che avrò 80 anni, se ci arriverò, speriamo. Quindi i sogni ci sono sempre, ne ho tanti di sogni, vorrei mettere un altro figlio in cartiere. In cantiere vorrei creare un podcast sui miei social, sì. Un podcast per parlare delle coppie, dei rapporti di coppia, delle vicissitudini che si vivono delle coppie, di tanti argomenti tabù, che tante cose che noi, delle cui noi donne e uomini abbiamo tante perplessità e tanti dubbi, ma abbiamo paura di chiedere o abbiamo paura di parlarne o di creare un dibattito al riguardo. E quindi sì, mi piacerebbe creare un podcast per parlare appunto delle coppie a 360 gradi. È una bellissima idea. Bella idea, sì, ci piace. Sono le condivisioni che belle anche oggi, no? Abbiamo tutto e subito con i social, esatto. Però devo dire che ecco, quando ci sono questi bei messaggi positivi... momento di riflessione, esatto. In più non guasta, no? Non guasta. Certo, ci sono delle volte che noi donne ancora adesso in tutto... perché vedo, mi rapporto con le mie amiche, abbiamo bisogno dei consigli, ma anche sessualmente parlando, o magari quella prima cena, non sai come comportarti, non sai cosa fare. Sì, è vero, devi essere te stessa, però a volte c'è un qualcosa che puoi fare per migliorare, no? Certo. Perché alcuni di noi magari siamo un po' più, come dire,
siamo un pochino più acerbe e non sappiamo propriamente come fare. Quindi, secondo me, un podcast che parla un po' di tutte queste cose può aiutare a tantissime persone. Bello, Sì. bello, bello, Soprattutto ci ai giorni piace. d'oggi che uomini e donne non riusciamo a metterci d'accordo. Noi donne ci lamentiamo, non ci sono più uomini, gli uomini si lamentano, non ci sono più donne. E quindi forse alla base di tutto c'è proprio la mancanza di comunicazione, di metterci d'accordo. Forse dobbiamo fare un passo indietro, no? Sì, Ma chi lo sa. giusto, sì. Quindi speriamo che tu lo faccia presto questo Esatto. podcast, così potremo prendere parte. Siete fidanzate voi due ragazze? Io Lei sì. sì. Lei no. Va bene, come ti chiami? Io Roberta. Roberta, ci penso io a te. Ah, ottimo, Capito? grazie. Ok, Bene. ti lascio in ottime mani, In ottime Roberta. mani, direi. Chicchina, qualche chicchina per fare conquista. Ah, Ecco. bene, Ok, bene. poi nel mondo dei VIP vai, li porti tutti qua che li Esatto, intervistiamo, assolutamente, sì, ok? ci piace, ci piace. Allora, Ainet, noi siamo solite chiudere sempre con un piccolo detto tra noi, una piccola confessione, no? Allora, vogliamo sapere, detto tra noi, ma che cosa nella casa del GF ti dava proprio tanto fastidio? O anche chi? Non per forza cosa? Alex Belli, Alex Belli. Ok, va bene, sei stata chiarissima. Più chiara di così, Oh, ecco. si commenta da solo, non devo nemmeno aggiungere niente. Va bene, ti ringraziamo per la sincerità. Esatto, ma è quello che volevamo. Grazie ragazze. Grazie per essere Enet, stata con è noi. A stato davvero un piacere, presto speriamo ragazze, grazie di conoscerci presto allora di persona. Ti mille. Te la aspettiamo mando, te la incidente. mando. Va Ciao bene Roberta, Enet. senz'altro. Grazie ragazze, in bocca al lupo Ciao. per tutto. Grazie, Ciao, altresì, ciao, grazie. ciao. E allora, che bella Che bella chiacchierata. chiacchierata, devo dire, davvero lei è dolcissima, Sì, davvero è dolcissima, dolcissima, sincera, sincera diretta. e visto? Cioè, proprio dire, il detto tra noi è andato a buon fine È questa andato a buon volta, fine, quindi sì, sì, assolutamente. siamo davvero felicissime. Allora, noi. E a malincuore dobbiamo lasciare lo studio del GF VIP e Esatto. darvi appuntamento al prossimo detto tra noi. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie.